Ecco, consigliere, abbiamo visto un gruppetto di persone che comunque stanno protestando qua davanti al municipio, persone bisognose che da qualche anno non ricevono alcun sussidio pur avendone diritto. Com'è la situazione? Soprattutto riguardo gli affitti, perché si parla di piccole cifre che però sono di vitale importanza per queste persone. No, vabbè, il discorso degli affitti l'abbiamo affrontato più volte, abbiamo parlato, no? Sono, tra l'altro, non sono soldi nemmeno del bilancio comunale, sono trasferimenti regionali, sono circa 48.000 euro, da quello che so a conoscenza l'ufficio ha fatto tutti, c'è la determina che deve essere registrata e quindi poi deve essere fatto il mandato. Ma come mai questi ritardi mentre la gente muore di fame? È un lassismo veramente vergognoso, tra l'altro un assenteismo totale, queste persone infatti me l'hanno accennato anche a me. Sono veramente esterefatto di un assenteismo, di una latitanza da parte sia di assessori, sia di chi che sia, voglio dire che sono già fatti umilianti che queste persone, perché sono veramente un'eremosa, parliamo di 300-400 euro che vanno a percepire queste persone, perché questi egregi amministratori, nonostante in Consiglio Comunale abbiamo, che ho ribadito più volte, di andare ad aggiungere altri soldini a questi trasferimenti regionali per poter dare di più, visto che sono persone veramente in una situazione disagiata, loro fanno orecchie di mercante e pensano sempre di fare manifestazioni a pioggia, che poi tra l'altro non li pagano nemmeno, basta pensare alle proteste di tutti coloro che hanno fatto brochure e quant'altro, che non vengono pagate, perché si vogliono fare le cose all'ingrande e poi tra l'altro non si pagano nemmeno, quindi non solo non sono state pagate le manifestazioni dell'anno scorso, ma ancora nemmeno quelle di quest'anno, quindi è una cattiva gestione che sono veramente, veramente nauseato e esterefatto. Ecco, i passaggi adesso per aiutare queste persone, al di là delle feste e festine che ancora non sono state pagate, ma qui c'è una necessità impellente, un bisogno sociale. Qui c'è una necessità impellente che ormai l'iter è stato fatto, voglio dire, le carte sono a posto, che fare la graduatoria è ufficiale, soltanto il mandato in banca deve essere fatto. Cioè, ma ci vuole un po' di buona volontà di prendere la determina dell'ufficio sopra, essere registrata, scendere all'ufficio ragioneria, fare il mandato in banca e dire a questi signori che veramente hanno bisogno e che aspettano, altrimenti non erano qua. E questo è il dato che ci deve fare riflettere a noi amministratori, è questo, che ci sono persone che per 300-400 euro sono qua ad aspettare.